L'ex Guardia Medica si trasferisce qui in centro presso il Palazzo dell'Exina, ma come mai questa scelta, come nasce questa esigenza? Allora, l'esigenza viene da lontano, gli ambienti della Guardia Medica erano accolti, che compete ad ASL Foggia, erano accolti presso locali del Policlinico Riuniti, ai quali va il mio ringraziamento come rappresentante dell'azienda per l'accoglienza e la gentilezza che ci hanno accordato fino ad oggi. Grazie a dei fondi FESR 14-20, e quindi il ringraziamento va alla Regione, al Presidente, al Vicepresidente per aver accompagnato questi finanziamenti a Foggia. Abbiamo riqualificato gli ambienti tutti di Palazzo Exinam meno 1, che è dedicato a percorso donna. Abbiamo raddoppiato il numero dei mammografi, per cui le donne potranno meglio fare le attività di screening per il CA mammario. A piano zero abbiamo inteso accogliere la continuità assistenziale in dei locali più dignitosi, 3 ambulatori, 3 linee telefoniche, ambienti molto più moderni, più confortevoli, più adeguati a quello che un servizio territoriale di prossimità si deve assicurare. A chi si è lamentato della posizione centrale, della mancanza di parcheggio, cosa possiamo dire? Tra i punti di forza e i punti di debolezza, quello del parcheggio che è un punto di debolezza, però vorrei ricordare che il servizio di continuità assistenziale si svolge nelle ore, tra virgolette, serali, notturne, prefestivi e festive, cioè in un arco di tempo in cui l'afflusso delle persone a questa struttura, in questa zona, non è marcato come le ore diurne. Detto questo, con il Comune di Foggia, con la società che gestisce il parcheggio a pagamento, c'è stata un'interlocuzione, è ancora un'interlocuzione, ringrazio anche la sindaca e la società che gestisce i parcheggi, perché ci è stato concesso di occupare gratuitamente degli stati.